Esattamente tra 2 settimane ci sarà la gara più importante dell'anno, il Red Bull Joyride. Dovete sapere che un mese prima circa ci viene inviato lo sketch del percorso, però appunto è soltanto un disegno per darci l'idea di che cosa ci troveremo davanti. E quest'anno ci sono ben 11 salti trickabili. Cosa vuol dire? È difficilissimo non ripetere i trick. Io ho provato a pensare un po' alla mia run e mi è venuto in mente un trick che non faccio da ben 6-7 anni, che è backflip opposite tail whip. Quindi siamo venuti al Victoria Park. Adesso farò backflip tail whip e poi subito dopo backflip opposite tail whip per vedere se posso metterlo nel corso del gioco. Per chi non lo sapesse, tutto ciò che è oppo vuol dire opposite, cioè dalla parte non favorita. Quindi tail whip dalla parte che non mi piace. Allora, come avete visto, il trick è assodato al 100%. Il problema è che devo farlo su... Non mi sembra come l'airbag del Victoria Park. Ragazzi, bentornati, siamo a Red Bull Joyride 2023. Come ogni anno siamo tornati a Whistler per il contest più grosso e anche più temuto dell'anno. Quest'anno questa sarà l'ultima tappa del campionato del mondo di slopestyle e quindi tutta la tensione convoglia qui. Come ogni anno però cambiano il percorso, quello alle mie spalle, totalmente nuovo, siccome questo percorso è l'unico, credo, nello slopestyle che costruiscono da zero apposta per l'evento. Cioè immaginatevi che tutta la terra che hanno smosso qua dietro di me la fanno solo esclusivamente per questi tipo 10 giorni di gara. Qui vale la pena fare un course check dettagliato di questo Red Bull Joyride 2023. Anche quest'anno il Red Bull Joyride inizia su questa passerella che Ma che cazzo? Ma cos'è quella roba lì? Vai a vedere. Ah, ma è la nuova collezione di Toto per Forn. Più importante del course check, chiaramente, raga, come ogni anno quando c'è Whistler noi cerchiamo di sbatterci con Forn e creare qualcosa da droppare proprio nel momento del Red Bull Joyride. Quest'anno abbiamo fatto uscire pantalone ADH, guantino e giacchetta e... non ce l'ho sotto. Una t-shirt che purtroppo però non ho qui con me. Abbiamo deciso di fare un tie-dye particolare utilizzando chiaramente il colore del mio logo, il viola. Partiamo dal guantino, chiaramente bello elasticizzato, classico di Forn, leggero, molto comodo. Come al solito vi consiglio di prendere una taglia più piccola di quella che avete. È molto elastico, come vedete io porto l'XS. Poi come prodotto per tutti una t-shirt tie-dye con i miei loghi, siccome fino adesso avevamo creato t-shirt un po' particolare fino agli anni scorsi, ma non abbiamo mai fatto una maglia con effettivamente il mio logo. Poi intanto che sentivo Fede di Forn ho detto: Fede, facciamo qualcosa di un pochino più particolare quest'anno. Andiamo sul tecnico e infatti abbiamo tirato fuori pantaloncino tecnico, raga, che è veramente la fine del mondo. Io giravo sempre con i jeans una volta in downhill, ma da quando ho provato questi pantaloni in downhill ho smesso di girare con i jeans. Hanno le tasche con le cerniere, comodissime per mettere telefono, chiavi, ski pass, quello che volete. Regolazione a non finire sui fianchi e chiaramente la chiusura di plastica anteriore, classica dei pantaloni a motocross. Ma ragazzi, il pezzo forte secondo me quest'anno è veramente quello che ho addosso. La giacchettina a vento, raga, è veramente fighissima ed è il prodotto di cui vado più orgoglioso perché è veramente venuto una figata. Però non voglio tediarvi più di troppo perché sennò stiamo qui 2 ore. Andate a vedere in descrizione che c'è il link del sito di Forn e guardatevi un po' tutti i prodotti. Disponibilità abbastanza limitate, quindi se li volete, accorrete. Raga, partenza del Red Bull Joyride. Anche quest'anno droppettino abbastanza piccolo. La cosa difficile chiaramente di questo drop non è tanto il salto in sé che è piccolino, però la cosa importante è atterrare molto precisi su questo mini atterraggio che darà poi su... oh! Questo mega step down che inizia a essere dimensione crankworks. Come al solito le curve del crankworks, raga, sono una roba pazzesca. Cioè io farei un percorso di slopestyle solo di curve perché sono bellissime e perfette. Arriviamo alla parte di salti più normale del corso. Quest'anno invece di 2 salti dritti uno dietro l'altro come l'anno scorso hanno fatto 2 hip. Un primo salto a destra e un secondo salto a sinistra. Un po' simili diciamo alle 2 hip di Innsbruck ma invertite.
effettivamente Grigio mi stava facendo notare che sul landing qua non c'è transizione tra landing e rampa dopo. Non c'è il piano. Atterraggio, rampa. C'è qualcosa? Per me ce n'è anche meno perché sono più grosso. La curva qua è imponente, ragazzi, eh. Tenete conto che io presente qua, sono alto 3 metri. Lui alto 5, quindi la curva almeno sarà sugli 8 metri. Almeno 8 metri. Comunque una cosa particolare della curva è che veramente da metà curva in poi chiude tantissimo e ti spara, raga, sul salto più grosso del corso di quest'anno e dove si vedranno chiaramente i trick più potenti. Devo essere sincero, quando li vedo dal vero qua da fermo dici non è possibile andare di là su questo salto. Rampe chiaramente sempre gigantesche qua a Red Bull Joyride, però la particolarità proprio secondo me del Red Bull Joyride rispetto a Innsbruck, che le rampe sono completamente raggiate e quindi sparano veramente in alto, mentre a Innsbruck la rampa non è completamente raggiata, infatti l'ultimo pezzo di rampa di solito è piatto, senza raggio. Firma la sua faccia, per favore. Impressionante. Questo si chiama esagerare un boner log praticamente. Guardami da di fianco, voglio vedere. Dimmi secondo te quanto è alto il boner. 3 volte e mezzo me. 6 metri. Ma veramente dici che 6 metri sta roba? Ok, raga, siamo a 6 metri di boner quest'anno. Ok, va bene, non ho nient'altro da dire. L'atterraggio poi del boner è un pochino piatterello e soprattutto è molto in step down rispetto al boner. Qui ci dovrei fare il trick della intro, quello che ho imparato nella intro, non so se te lo ricordi, io me lo ricordo. Subito dopo invece si passa a step up drop, che è molto simile al solito, dimensioni abbastanza standard da Crankworks. Ricky, una faccia. E fino a qui praticamente è vero slopestyle, perché ci sono solo strutture enormi, salti grossi di tutti i tipi, però potevano non mettere un bellissimo quarter per far dispiacere a me. Chiudiamo in frattissima questo course check con le ultime due strutture. Sta iniziando a piovere e tra l'altro oggi era già il primo giorno di prove. Quest'anno si chiude con una spina bella incazzata che dà raga su questo coso. È uno step down? Ni. È un salto ad earth? Ni. Saremo circa sui 2,5 metri, 2,70 metri di rampa con l'atterraggio leggermente in step down. Non si scherza un cazzo, dopo una run di trick della Madonna, qui non è che fai il tricchettino dallo step down. Primo giorno di prova al Crankworks. Come si può vedere è praticamente non annullato. In teoria mattina, pomeriggio dovremmo avere altre prove. Non vogliamo buttare la giornata, non abbiamo voglia di andare a infangarci in bike park. Adesso andiamo a vedere un laghetto segreto che ci porta al buon Dani. Come si chiama questa macchina? Macchina. Il nome è giusto. Nissan X-Terra 3.3 V6 2001 model. Oh. Purtroppo la strada per andare al lago era chiusa, quindi siamo venuti a vedere il vecchio villaggio olimpico. C'è anche il salto in alto. Piccolo unboxing, ci ha dato un regalo. Guarda la faccia dell'invidioso. E poi vabbè, queste qua per lo schifidol. Cancellate per pioggia. Questo è quello che facciamo pomeriggio. Eccoci. Buongiorno, andiamo a guardare da vicino com'è la situa. Allora, da quello che dicono stamattina è molto molle. E praticamente ci hanno detto, dice, perché l'hanno appena provato e abbiamo appena visto due giri, che si arriva solo fino a questo salto qua. Right now, proviamo. Minchia, sei molle. Minchia, è piccola questa. Ah, non è male comunque, raga. Cioè, mi hanno intimorito gli altri, ma sinceramente a me sembra ottimo. È molle, molto soffice, ma salti sembrano belli. Come c'è la melma, andremo su di qua. Minchia, sei molle sta curva.
Ah, però non è basso il drop, eh. We can pedal from there. Yeah. You wanna go? Sure. È alto il drop, non è piccolo. Il landing è cortissimo. Oh. Oh. Il drop è piccolo, raga. E c'ha il landing mega corto. Ok, facciamo la run con il Ride Gas. Red Bull Jared con il signor Gas davanti a me. Primo step. Oh shit! Stavo già morendo. Seconda hip bella grossa. Qua devo lasciarlo andare un po' perché sennò. No, vai, 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 Carolo! C'è vento! Oh, Lucchese! Bam! Stecca della vita! Olè! Siamo un po' vicini qua, eh! Ah, va diretto lui, tutto! Oh. Ultimo step down gigante! Oh! Oh shit! Il Jared è sempre impegnativo. Questi sono ancora molto molli. Cioè si sente che la terra è proprio pungosa. Il problema è che questo qui ce l'abbiamo solo oggi pomeriggio aperto e domani mattina. Poi basta, fino alla finale. Giustamente loro organizzano il contest, ma il salto aperto no. Primo giorno di prove concluso. Devo dire che stamattina, quando ho fatto solo il primo pezzo di corsa, mi sentivo molto bene sui salti. Sul resto, ecco, secondo me un pochino di difficoltà l'ho trovata io. Non tanto per la grandezza dei salti, ma più che altro per gli impatti, che sono veramente violenti, soprattutto tipo sul Bonerlog. Abbiamo chiesto di modificare i due drop, sia il primo che il secondo. Molto probabilmente domani mattina taglieranno le passerelle, proprio per cercare di renderli con un pochino più di gap, così quando tricchiamo almeno possiamo mollare senza andare nel flat. Domani è giovedì, piano è iniziare a sendare, perché quest'anno, ragazzi, sono venuto qui con lo spirito un po' diverso dal solito, non conservativo, provare a spingere, provare a pushare il mio limite, perché è l'ultima gara dell'anno. Quest'anno ho già fatto due buoni risultati, il Red Bull Joyride è uno solo, voglio dimostrare a me stesso che sono ancora lì. LA BB, who we running with? Yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again. Yeah, state your name. Big been dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win. Yeah. LA BB, who we running with? Yeah. Madonna, che stack di merda. Puttana. Praticamente già arrivando qui, ragazzi, senza fare gli ultimi due salti avevo già il fiatone della vita. Su quel salto lì si potrebbero fare molti più trick, ma la prendo ciglia e cerco di fare un trick dritto, cioè whip to bar, che almeno hai tempo per capire chi sei, cosa stai facendo dopo 56.000 rotazioni. Raga, niente, le prove sono finite. Bello il crankworks a Whistler, ma vi immaginate un crankworks a Napoli? Che bordello che viene fuori. Allora, oggi ci manca da triccare le ultime due strutture, cioè la spina finale e step down. Per adesso sono state sempre chiuse. Ci hanno dato un'ora di session solo su quelle strutture, perché poi tutto il giorno, anche oggi, saranno chiuse, siccome il salto coincide con anche il percorso dello speed and style. Quindi un'ora di full send.
mettiamo il double flip nei conti. Ricky, ci sei? Io porca che tuona. What the fuck, it's so hard. Allora, il mio piano all'inizio era un po' diverso. Il fatto è che quando pensi le run a casa e vedi i salti in foto, dici ok, è possibile. Poi quando vieni qua li provi, devi un attimo rivedere tutto. Quindi alla fine, come avete visto, ho improvvisato, ma comunque secondo me è assolutamente valida come soluzione. Pure Emile è sbatta. Inizia il giorno delle finali. Tocca. La manina sudata è sempre presente. Il giorno del giorno è l'unico di sofferenza vera. Oggi abbiamo le finali pomeriggio. Gli scorsi giorni pomeriggio c'è sempre stato molto vento. Incrociamo le dita. Speriamo che queste nuvolette tengano il vento lontano. Madonna, mancano ancora due salti. Senza aver trickato tutto, solo aver trickato i primi tre. Senti che fiato. Però vabbè, nella run bisogna entrarci di cattiveria e basta. Fare un piccolo sforzo. Sapete qual è la motivazione che sto trovando ultimamente nei contest? Quant'è? Dal 2014 che faccio i crankworks e sono tanti anni, ma non sarà infinita come cosa, perché prima o poi bisognerà lasciare spazio a chi è nuovo. Non che adesso mi stia annoiando, ma ci sarà una fine come tutte le cose. E la motivazione che sto trovando è: non lo vivrò per sempre, quindi cercare di godersi a pieno il momento, anche se sono momenti abbastanza intensi di ansia eccetera, però sono momenti unici. Delle 7 circa sta per iniziare e molto probabilmente faremo una run singola secca, perché non c'è tempo, quindi ora va allo spacca. E tra l'altro io in questo momento ho un mal di schiena veramente importante. Ho iniziato a fare male stando fermo senza far niente e mi sta prendendo tutta la gamba sinistra un po'. Chiamo di finire questa run al meglio che possiamo e via. Dai cazzo. Torquato Testa from Italy on course. Nice. Torqued out 720 on the hip. No.